Buon salve, bentornati su No Mamma Ammazzo. Continuiamo a parlare di Dylan Dog, più precisamente il Color Fest numero 33, Delitti e Castighi. Prima di cominciare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di mettere un bel mi piace a questo video se non l'avete già fatto e anche a tutti gli altri video del canale, così a caso, di attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti su quando usciranno i miei prossimi video, dal momento che da adesso in poi la mia programmazione non è così fitta come lo era prima, quindi non vi tartasserò con delle notifiche, non vi preoccupate, attivatela con tranquillità. Di condividere il video con tutte le persone che conoscete che amano Dylan Dog o simili o affini e di mettere un bel commento qui sotto perché i commenti sono molto importanti perché così ci scambiamo un po' di opinioni insieme. E mi raccomando, se vedete che vi metto semplicemente un cuore e non rispondo al vostro commento, non significa che vi consideri di meno, anzi, ma significa che condivido tutto quello che avete detto. Dylan Dog Color Fest, numero di 96 pagine, così come tutti gli altri Dylan Dog Fest, quantomeno quelli che ho preso io, ve lo mostro per non farvi trarre in inganno dal fatto che qui c'è una sola storia contro la maggioranza degli altri Color Fest, dove ci sono tre storie, semplicemente sono tre storie brevi. Qua invece c'è un'unica grande, lunga storia che potrebbe tranquillamente stare nella serie regolare come lunghezza, come impaginazione, ma sta nel Color Fest perché è a colori, chiaramente. Proprio a causa del fatto che c'è una singola storia, mi sono finalmente reso conto che anche il Color Fest è un formato da 96 pagine, come la serie regolare. Mi traeva un po' in inganno il fatto che c'erano tre storie, quindi pensavo che ci fossero più pagine. Quindi mi sono anche reso conto che fondamentalmente noi paghiamo 5,50 € per un numero da 96 pagine, esattamente come il numero della serie regolare, che però costa 3,90 €. Dove sta la differenza? Ve lo dico in modo molto chiaro, la differenza sta nel colore. Il colore costa, signori e signori. E sicuramente sarebbe caro, probabilmente, per le nostre abitudini dilaniate, spendere 5,50 € al mese per 96 pagine, però fortunatamente è un trimestrale, quindi comunque si bilancia il costo con la cadenza, l'uscita trimestrale del numero, oltre al fatto che si bilancia spesso e volentieri, in questo caso soprattutto, con la qualità della storia, sia dal punto di vista artistico, del disegno, del tratto, sia dal punto di vista della storia. Per non fare subito spoiler, parliamo del comparto grafico. Innanzitutto la copertina è fantastica, c'è questo Dylan Dog in primissimo piano, in sfondo a quello che una volta che avrete finito di leggere la storia si rivelerà essere un po' il succo della trama, fondamentalmente. Vi invito pertanto a, una volta che avete finito di leggere tutta la storia, di riguardarvi per bene la copertina perché rivela molto del finale della storia. Poi apriamo e scopriamo che tutto il fumetto, tutta la griglia, scusate, tutto lo sfondo al di fuori della griglia è totalmente nero, quindi ci dà ancora un senso ancora più di dark, ancora più di orrore, di incubo, di notte. È fantastico. Oltre al fatto che di griglia fumettistica se ne parla per modo di dire, perché a parte un inizio abbastanza, dico abbastanza tranquillo, dove c'è una parvenza di griglia, poi è tutto molto, molto libero. Si esce totalmente dalla griglia e soprattutto il disegno va a toccare totalmente il bordo della pagina. Questa è una cosa che io adoro, la adoro a causa dei fumetti Marvel e ve lo dico senza nessun problema, questo fumetto dal comparto grafico non ha nulla da invidiare a un albo americano, a un fumetto per esempio della Marvel, di Capitan America, di Iron Man, di Spider-Man, anche perché molti disegnatori della Marvel negli Stati Uniti sono anche italiani adesso, quindi ovviamente non c'è nulla da invidiare. Mi piace che la Bonelli sia uscita dalla griglia delle sei vignette classica, anche se lo fa ormai anche nel Dylan Dog della serie regolare, però con il colore si nota ancora di più questa cosa. Mi piacerebbe che nel 2020 tutti i fumetti siano così, tutti i fumetti abbiano una griglia totalmente libera. Ecco, guardate, ho preso anche una pagina dove c'è una parvenza di griglia a 6, ma vi assicuro che è tutto molto
fuori dai canoni. E guardate questa, come si esce tranquillamente dalle vignette, è stupenda. Parlando di quello che c'è all'interno invece dei disegni, c'è anche qui una grandissima qualità, si notano proprio dei dettagli, delle inquadrature degne di un regista. Si vede per esempio il dettaglio della scarpa di Dylan Dog quando inciampa, tra l'altro si disegnano fantasticamente anche i lacci delle sue Clarks del colore rosso in tinta con la camicia. Tutti i dettagli sono al posto giusto. Parliamo anche un po' del lato erotico tipico di Dylan Dog, che si era un po' perso, di cui tra l'altro ho parlato in un numero scorso, di come nei vecchi Dylan Dog c'era quasi sempre una scena erotica con una mezza poppa di fuori, piuttosto che qualcuno mi avrà sentito, non lo so. Qui c'è una bella scena ancora dove Dylan Dog si tromba la donzella di turno, perdonate il francesismo. Devo dire che a livello di sceneggiatura quella scena in particolare è un po' gratuita, non è funzionale alla trama, poteva benissimo non esserci questa cosa, quindi l'hanno messa proprio perché sì, perché Dylan Dog in ogni numero ne conquista una e ne va a letto con una, probabilmente il disegnatore voleva portare avanti questa tradizione, ma non è molto necessario alla trama, però visivamente è comunque una cosa fantastica da vedere. Oltre che c'è la mezza poppa di fuori, anzi c'è tutta la poppa di fuori, ma anche perché è disegnata magistralmente. La donna con cui fa l'amore Dylan Dog in questo numero, quando si alza dal letto e si vede un primissimo piano del suo davanzale e del suo corpo nudo, sembra proprio di guardare una scultura. La muscolatura, il gioco di luci, di ombre, è fantastico. Non è neanche un disegno, sembra proprio un dipinto. Probabilmente il numero non era davvero lungo abbastanza per stare in un albo di 96 pagine, tant'è che ci hanno regalato due tavole con lo sketchbook, un paio di sketchbook della realizzazione di questo numero. Molto carina come cosa. Finisco di parlare del comparto grafico parlando proprio del numero fisico. La cosa bella in questo periodo di quarantena, dove comunque noi tutti stiamo un po' leggendo ebook o stiamo leggendo delle tavole scaricate gratuitamente da internet con dei PDF di fumetti, cosa per carità non c'è nulla di male nell'avere dei fumetti online e non fisici, anche perché risparmiereste parecchio spazio nella libreria, però due cose. Innanzitutto state molto attenti agli occhi, perché una cosa è leggere da un ebook con l'inchiostro elettronico che non vi fa male agli occhi, una cosa è leggere con un tablet con la luminosità al massimo che vi farà perdere le diottrie neanche steste guardando Sasha Gray. La seconda cosa è... ma che buon odore hanno i fumetti! I fumetti a colori hanno poi un odore molto particolare, diverso da quelli dei fumetti in bianco e nero. Tutti e due hanno un odore fantastico, quindi ogni tanto, anche se siete abituati a leggere i fumetti su ebook, compratevi un fumetto e annusatelo. Poi non lo leggete, però annusatelo, magari mentre leggete un fumetto sull'ebook, annusate un fumetto fisico, che vi assicuro che è un'esperienza gradevole, che comunque vi porterà un bel ricordo nel futuro di quando leggete i fumetti. Ho approfittato di questa digressione parlando un po' dei fumetti in formato fisico piuttosto che in ebook per decomprimervi dal fatto che ho parlato del comparto grafico. Adesso voglio parlare della sceneggiatura, quindi se non l'avete ancora letta, saltate, perché io parlo dando per scontato che l'avete letta. Non faccio mai uno spoiler troppo esplicito, però non vorrei mai che vi rovinaste dei momenti, quindi per sicurezza ci vediamo quando avrete letto il numero, ok? 3, 2, 1. Allora, come forse avete sbirciato anche dalla prima pagina che vi ho mostrato così un po' velocemente all'inizio, già subito nella prima tavola vediamo Groucho, come è normale vederlo nel Color Fest, perché Groucho non è andato via da nessun'altra parte se non dalla serie regolare, dove c'è Gnaghi. Nel Color Fest c'è ancora Groucho, nell'Old Boy c'è ancora Groucho. Qua però, dopo un po' che leggiamo, ci rendiamo conto che forse non siamo nell'universo classico, nell'universo pre-meteora di Dylan Dog, perché ok, ci sono Carpenter e Rania, ma quello c'erano anche prima. Non dicono i loro ruoli a Scotland Yard, però sembra quasi che Carpenter appunto sia un superiore di Rania, ma
fin lì ci sta, quando a un certo punto appare Block, appare l'ispettore Block, non in pensione chiaramente perché appare a Scotland Yard, non si dice subito che ruolo abbia, potrebbe essere ispettore, quando poi invece in un numero successivo Groucho lo chiama soprintendente. Ora Block soprintendente non lo è mai stato, è sempre stato ispettore finché poi non è andato in pensione di recente. Poi c'è stata la meteora che ha stravolto la realtà dei fatti e post meteora il soprintendente Block è diventato appunto soprintendente, quindi non è più in pensione ma è ancora al lavoro e ha avuto una promozione. C'è anche da dire che nella nuova continuity il soprintendente Block non è semplicemente un amico di Dylan Dog, un amico più vecchio di lui, ma è anche suo padre adottivo, mentre Dylan Dog in questo numero lo definisce un caro amico, quindi non si riesce bene a capire dove questo numero sia inserito, anche se, per carità, i Color Fest sono i numeri più sperimentali, non devono essere assolutamente in continuity, anche se si sa che la continuity bonelliana non è molto forte, ma se anche fosse, questo numero si colloca in un universo a sé stante, dove prende un po' di tutto. Mi piace pensare che questo fumetto potrebbe essere ambientato in un ipotetico futuro dove, post meteora, il soprintendente Block è appunto soprintendente e Groucho è tornato, però comunque non collimerebbe col fatto che Dylan Dog ha definito Block un amico e non il suo padre adottivo. Sempre parlando di Groucho, vediamo finalmente qualche retroscena sulla sua vita precedente all'incontro con Dylan Dog che è avvenuto nel numero prequel, il numero 200, dove appunto Dylan e Groucho si incontrano per la prima volta. Non scopriamo il nome di Groucho, vediamo ancora che si chiama Groucho e scopriamo che le battute di Groucho sono nate proprio in questo momento in cui ha deciso di assumere questo tipo di comicità, scegliendo la carriera di comico, ha un'amicizia molto profonda con un suo socio commediante, carriera che comunque, come noi sappiamo, non è mai sbocciata. Questo ci fa un po' storcere il naso perché diciamo, cavoli, finalmente scopriamo qualcosa su Groucho e lo scopriamo in questo numero dove, come ho appena detto, non si sa se è nella vecchia continuity, nella nuova continuity o in un universo a sé stante. Quindi anche se fosse questa storia di Groucho, anche fosse vera, non c'è da dargli peso per questo motivo, perché non si riesce a collocare questo numero né nel pre-meteora né nel post-meteora. Come se non bastasse, c'è Dylan Dog che ci ricorda che Groucho spesso racconta degli aneddoti sulla sua vita, ma che non sono veri, un po' come il Joker che ha un passato a scelta multipla, non che ci sia della malafede in Groucho a non voler raccontare il suo passato, ma mi piace pensare che Groucho sia un po' come l'inserviente di Scrubs, cioè una persona che avrebbe voluto avere una carriera da attore, non ci è riuscito, l'inserviente, come sappiamo, ha recitato in un film con Harrison Ford, non ci è riuscito, è finito a fare l'inserviente all'ospedale Sacro Cuore. Groucho voleva fare l'attore, voleva fare il comico, non ci è riuscito ed è finito a lavorare con Dylan Dog e quindi danno un'insaporita alla propria vita danno un'insaporita alla propria vita rimanendo sempre calati in una parte e raccontando storie che però non sono per forza vere. Prima di andare a parlare del finale di Dylan Dog, su cui vorrei dire due cosette, vorrei riprendere un tema che avevo detto nella mia prima recensione su Samuel Stern, ovvero Samuel Stern è un fumetto che si vuole sostituire a Dylan Dog, è un fumetto che vuole completare quello che manca al giorno d'oggi in Dylan Dog, è un fumetto che vuole fargli anche involontariamente concorrenza per le tematiche trattate. Non fate caso al mio titolo clickbait dell'altra volta, perché anche in quel video ho detto sì e no, perché è vero, Samuel Stern tratta delle tematiche orrorifiche, tratta di un personaggio che vive in Gran Bretagna e si occupa di certi casi al limite, anzi più che al limite, del soprannaturale. Ma seppure potrebbero essere colleghi questi due personaggi al punto da
da farli incontrare un giorno, chissà, io ci spero. Le tematiche di Samuel Stern sono puramente di mitologia cattocristiana, cattolico-cristiana, mitologia demoniaca tratta dai libri delle religioni monoteiste, quindi l'ebraismo, il cristianesimo, eccetera. Quindi si prende quel concetto di demoni, lo hanno fatto proprio, perché appunto poi hanno, nel mondo di Samuel Stern i demoni nascono da dentro, ma è quello il loro range di azione. Per esempio, dubito che quantomeno nei primi numeri, i primi 100 numeri, dubito che nei primi numeri di Samuel Stern ci sarà un serial killer con una motosega che ammazza la gente e Samuel Stern deve salvare la gente, non i serial killer. Mentre Dylan Dog parla di tutto ciò che è orrore, parla di tutto ciò che è incubo, in senso molto lato, e lo vediamo benissimo in questo numero, quanto è ampio il concetto di orrore, quanto è ampio il concetto di incubo. In Samuel Stern il concetto del soprannaturale è preponderante per raccontare, sì, magari una metafora di quella che può essere una tematica della vita, ma è preponderante alla storia. In Dylan Dog la parte soprannaturale, prendiamo questo numero, il concetto della fotografia che fa venire i sensi di colpa al punto da suicidarsi, è un pretesto soprannaturale, metafisico, quello che volete, piccolissimo ai fini della trama. È proprio un pretesto narrativo per raccontare il tutto in una storia di Dylan Dog. Ma il succo di Dylan Dog non è quella piccolissima parte soprannaturale e metafisica, ma è la morale che c'è alla fine. E qua mi aggancio per dire quello che voglio dire sul finale di questo numero. Il bello di Dylan Dog è che, se vogliamo, non prendete la parola in termine negativo, c'è una morale, in ogni suo numero c'è comunque qualcosa, un plot twist che ti fa pensare. Il concetto di Dylan Dog è che spesso il mostro non è il mostro, ma i mostri siamo noi, i mostri sono le persone per bene, le persone borghesi, le persone che vanno in chiesa ogni domenica e poi escono e bestemmiano, cioè quelle persone che sono tutta apparenza e poca sostanza. In questo caso i mostri siamo proprio noi, perché c'è questo plot twist finale dove scopriamo che questa macchina fotografica che ci mostra il nostro senso di colpa è incantata, diciamo, perché è frutto di un crimine orribile, cioè frutto del lavoro minorile di ragazzi asiatici, cinesi in questo caso, ma nulla contro la Cina, cioè poteva essere qualunque. Purtroppo potrebbe essere qualunque paese dell'Asia che non ha leggi sul lavoro minorile, dove questi bambini appunto che già lavoravano in una fabbrica, dormivano in questa fabbrica, sfruttati appunto per il lavoro minorile, sono morti in questa fabbrica in un incendio. Quindi c'è questo pretesto narrativo che in Samuel Stern non ci sarebbe, perché in Samuel Stern si parla principalmente di demoni, di tutto ciò che è soprannaturale in senso stretto. Qui invece no, qui è una cosa che puramente ci si inventa per poterci dare quell'impepata di soprannaturale, ma per darci questo concetto. E quindi qua chi sono i mostri? Sono tutte le persone che hanno comprato questa macchina fotografica, che è proprio detta nel numero. È una macchina fotografica da 39 sterline che non costa niente, che è una cinesata, ma siccome costa poco l'ho comprata, l'ho preferita ad altre fotocamere più care, non pensando a cosa c'è dietro. Sembra una banalità, ma capita in tutti i giorni che noi spesso e volentieri scegliamo di comprare, adesso a me viene in mente i vestiti, dai negozi cinesi che costano un terzo piuttosto che in altri posti, e il rischio è che si siano sfruttati dei lavoratori, non per forza bambini, ma anche i diritti dei lavoratori adulti,
in altri stati. Poi questo, per carità, può capitare anche con dei marchi molto grandi, anzi spesso e volentieri capita, se ne sente parlare con i marchi grandi. Quindi diciamo che questo numero non vuole puntare il dito contro nessuno, perché per carità, ma ci fa aprire un pochino la mente a un consumo consapevole di quello che facciamo. Lo si può fare per esempio con il cibo è già un pochino più facile, soprattutto se andate ad acquistare in certe catene è un pochino più facile avere una trasparenza della filiera produttiva e capire che non c'è sfruttamento di lavoro nero, che non c'è sfruttamento di lavoro in paesi dove appunto potrebbero essere sottopagati, che non c'è sfruttamento del lavoro minorile, che non c'è sfruttamento di test sugli animali, tutte queste cose qua, su altri prodotti come quelli tecnologici, quelli di vestiario, è un pochino più difficile, non vi dico di andare a fare le pulci a ogni cosa, però questo numero ci fa riflettere su questo e il bello di Dylan Dog è questo, ragazzi, e è sempre stato così. I primi 100! È sempre stato così. Dylan Dog è sempre stato politico, non è mai stato partitico, ok? Come tanti adesso dicono, sinistroide Dylan Dog. Dylan Dog è sempre stato politico. La politica è una cosa, i partiti sono un'altra. Cercate sul dizionario eventualmente. Dylan Dog è sempre stato un fumetto politico, per questo che ha trascinato quantomeno in passato così tanto le masse. Questo credo che Samuel Stern almeno all'inizio non ce l'avrà. Samuel Stern racconta una storia, è una serie TV Samuel Stern. Dylan Dog è un fenomeno di massa, è un fenomeno italiano. E a noi piace leggere Dylan Dog per questo motivo. Ci incazziamo anche con Dylan Dog proprio per questo motivo. Perché magari una volta eravamo più ingenui noi o parlava direttamente al nostro cuore, poi siamo cresciuti, abbiamo iniziato a votare, abbiamo creduto in un partito piuttosto che in un altro, e quando leggiamo Dylan Dog, invece di parlare al nostro cuore, sembra che Dylan Dog ci dica non la penso come te, e allora ci incazziamo. Cioè, voi vi incazzate, io no. Ma non è così, ragazzi. Dylan Dog vuole andare oltre il partito, vuole semplicemente spiegarvi cosa sarebbe giusto. Il problema è di chi si incazza. Se chi si incazza leggendo Dylan Dog dicendo è diventato troppo politico da una parte che non è quella che penso io, il problema non è di Dylan Dog, il problema è di chi lo legge. Perché Dylan Dog non è mai stato un cattivo. Dylan Dog ha sempre parlato di cosa è giusto, ha sempre parlato di cosa è umano, si è sempre messo dalla parte del più debole, contro l'oppressione del forte. Quindi, caro mio, se tu adesso ti arrabbi perché Dylan Dog non la pensa più come te, non è Dylan Dog che ha cambiato idea, sei tu che ti sei inaridito. Non sono i primi 100 che sono più belli, beh, un pochino sì, però. Sei tu che eri più giovane quando c'erano i primi 100. Change my mind, ragazzi. Scrivete nei commenti. E a chi si avvicina invece adesso per la prima volta a Dylan Dog, ditemi cosa ne pensate. Se vi piace che Dylan Dog vi lanci questi messaggi, perché se vi piacciono vi assicuro che potete andare a recuperare anche i primissimi numeri e trovate gli stessi messaggi idealisti, se vogliamo, ma che ci tengono un pochino sulla buona strada, no? Che ci fanno capire cosa è giusto, che ci fanno capire come non diventare dei mostri. Con questo è tutto, ragazzi, io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto. Vi anticipo già che i prossimi video saranno probabilmente tra una quindicina di giorni e parliamo sempre di Dylan Dog e di Samuel Stern. Arrivederci.